Ora vi raccontiamo una storia, anzi la vita di un campione del rischio, È un alpinista, scrittore e partigiano italiano soprannominato il ragno delle Dolomiti, fu il primo ad affrontare in discesa ed in solitaria importanti vie dolomitiche di sesto grado. In studio ci ha raggiunto Massimo Manfredo, la giornalista documentarista che proprio nell'aprile di quest'anno ha realizzato un, un docufilm dove emerge un ritratto inedito di Cesare Maestri, Cesare Maestri è appunto la figura di cui stiamo uh, parlando. Allora, Massimo, lei l'ha conosciuto, uno dei testimoni uh, dell'alpinismo del XX secolo più grandi, uh, che ha alle spalle eh, grandissimi successi, una vita costellata di fatica e di traguardi uh, raggiunti. Ma qual è il segreto in questo campo per diventare delle vere star, per così dire? Ma il segreto dovrebbe svelarcelo Cesare Maestri perché la soglia dei 90 anni praticamente riesce ancora ad avere quella lucidità e quella forza di volontà per tratteggiare quello che è stato un tratto della sua vita ricchissimo di successi, eh, soprattutto perché l'alpinismo degli anni 50 e 70 era molto diverso rispetto all'alpinismo degli ultimi tempi, soprattutto per l'avvento delle nuove tecnologie che hanno reso così la, diciamo, la, la, la parata molto più facile a quelli che sono gli avventori della montagna di oggi. Il documentario che abbiamo girato addirittura qualche mese fa ad aprile nella splendida cornice di Madonna di Campiglio ancora innevata da una fitta coltre di neve spiega vuole spiegare così il carattere introspettivo del personaggio, ma soprattutto l'atteggiamento placido di un uomo che ha vissuto in modo temerario tantissime avventure una delle tante, il famoso Serro Torre del 59, dove è eh, arrivato in vetta, eh, ha potuto festeggiare questo successo però in maniera molto amara. Cosa è ha perso, successo? Ce lo racconti. Ha perso il suo compagno di cordata che era Tony Eger, i cui resti sono stati ritrovati a distanza di tanti anni, solo qualche tempo fa. Quindi una tragedia nel successo. Che poi, comunque, ha, ha trasportato eh, anche alcune polemiche che hanno poi tratteggiato questo che è diventato un caso dell'alpinismo internazionale. Cioè, nel senso, c'è qualcuno che sostiene che non sia mai arrivato in vetta? Uh, Reinhold Messner nei suoi libri, in un suo libro in particolare, sostiene che eh, è difficile che Cesare Maestri possa aver toccato la vetta del serotorre Torre con Tony Egger perché nel, nella sommità del fungo finale, che so, praticamente è praticamente completamente ghiacciato, con gli strumenti tecnici di allora, quindi con le picozze di allora, era praticamente, secondo le teorie di Messner, eh, quasi impossibile raggiungere la vetta. E lei che l'ha incontrato, maestri, che, che ricordo ha di quella di quelle vicissitudini e di quella gioia, seppur ovviamente a metà. Ma lui conserva sicuramente conserva l'amarezza di aver perso un compagno di cordata che, per un alpinismo, è comunque un, un, una situazione che lascia comunque il segno. Per quanto riguarda le polemiche, Cesare Maestri è, è così eh, brillante da aver superato eh, allegramente, fra virgolette, queste polemiche, guarda, ha guardato avanti, e alla soglia dei 90 anni guarda avanti. Nel documento che noi proporremo eh, verrà pubblicato sulla piattaforma YouTube eh, Masman Video, ci saranno alcuni tratti salienti di questa intervista che è ricca di colpi di scena soprattutto perché immortaliamo il personaggio fra le sue cose, nella sua casa, fra i suoi ricordi, quindi è abbastanza toccante, ci sono passaggi molto toccanti. E le chiedo quest'ultima domanda prima di augurarle una buona sera, um, una frase che, che ci ha colpito è quella che um, uh, come dire, è il modo in cui vede la vecchiaia Cesare Maestri, cioè come una grande fregatura, lo abbiamo ricordato, lui è alla soglia dei 90 anni, a parte questa gran fregatura, aver avuto una vita così longeva che gli ha concesso di avere grandi traguardi, in che altro modo, diciamo, come dire, la racconta? Nel 2014 ha scritto l'ultimo libro, uno dei tanti. E il titolo di questo libro è Il senso della vita. Il senso della vita Cesare Maestri lo ha, lo ha compreso appieno. E la frase iniziale fra nelle interviste dice il segreto nella mia vita è quella di non aver mollato mai. E infatti. La ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Le auguriamo una buona domenica. A allora. Noi andiamo avanti con le altre notizie, torniamo alla croce.